RLB, radioattiva la notizia. RLB che è radioattiva la notizia, buongiorno. Allora, come ogni mattina parliamo delle principali notizie della nostra collettività, io tornerei questa mattina a parlare con uno degli interlocutori preferiti da questa trasmissione, direi ahimè, perché con Fabio Pugliese, presidente dell'associazione Basta Vittime sulla 106, parliamo sempre di queste brutte notizie, oggi ancor più alla luce di questo ennesimo incidente che c'è stato qualche giorno fa e che ieri addirittura si è aggravato. Fabio, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Un saluto ai radiospettatori e grazie, lo ripeto sempre, per la grande attenzione che date al problema della statale 106. Grazie a te. Allora, ieri l'altro c'è stato questo grave incidente, avrei sentito come ieri tra l'altro si è ulteriormente aggravato perché una ragazza, la sorella già di una ragazza coinvolta in un incidente, è anche deceduta in ospedale. Insomma, una tragedia senza fine. Siamo qui che facciamo la conta delle vittime in attesa di interventi che adesso, come ci ricordavi l'altro giorno, dovrebbero finalmente arrivare, perché insomma ormai è stato dato il via libera alla costruzione di questa nuova 106, però insomma in attesa dei tempi di realizzazione qui parrebbe esserci una strage senza fine. C'è anche un'importante manifestazione, se non ricordo male, giusto? Sì, allora noi abbiamo organizzato, per la verità, da almeno un mese una iniziativa bellissima a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, praticamente un paese sul mare a pochissimi chilometri da Catanzaro Lido, nel centro della Calabria, perché la seconda fiaccolata è il ricordo di Matteo Battaglia e di tutte le vittime della 106, perché Matteo Battaglia era un ragazzo di 12 anni che è stato vittima della 106. Un ragazzo rumeno di 26 anni gli sbanda con la macchina a 180 km orari e va a colpire lui mentre passeggiava ai bordi della strada, quindi una tragedia incredibile. Ma facciamo quest'anno questa iniziativa anche per premiare il sindaco di Sellia Marina con una targa, con un encomio, perché nel punto dove Matteo è morto noi abbiamo chiesto che venisse istituito un impianto semaforico, perché lì c'è una situazione abbastanza controversa: un ponte a nord che alza il livello della strada e impedisce di vedere per chi percorre la strada verso sud di vedere e di avere una visuale a sud, quindi insomma c'è una situazione controversa per cui è fondamentale un semaforo. Inizieranno i lavori per il semaforo per un costo di 22.000 euro a settembre, quindi noi ritenevamo quest'anno di non fare questa seconda edizione e inoltre di fare questa cosa. Faremo tutto questo, ma dedicheremo un angolo di questa iniziativa anche ad una riflessione su questa ennesima strage. Certo, io stavo guardando in questo momento, oltre al vostro sito ho raggiunto anche il gruppo pubblico su Facebook, devo dire che è aggiornatissimo purtroppo di questo bollettino grave, anche con le fotografie, con il commiato degli amici, delle persone che conoscevano queste persone, questi ragazzi che hanno perso la vita. Insomma, davvero molto toccante, molto partecipato questo sito, è un problema che riguarda veramente tutta la collettività. È un problema che riguarda la Calabria. Io credo che il gruppo Facebook Basta Vittime sulla strada statale 106, che ormai è oltre 50.000 iscritti, sia riuscito ad unire la comunità, perché gli iscritti sono veramente da Cosenza fino a Reggio e qualsiasi cosa succede sulla 106 noi lo veniamo a sapere. In questo momento è un gruppo che soffre perché abbiamo tre ragazzi che sono morti, poveri, ne abbiamo uno che per fortuna adesso è fuori pericolo, ne abbiamo una che invece lotta tra la vita e la morte. E soprattutto grazie a questo gruppo si riescono ad avere una marea di contatti e si riesce a capire un po' meglio, a definire un po' meglio le dinamiche degli incidenti. Quello di adesso è una dinamica particolarissima, perché guardate, un'auto sola con cinque ragazzi, tra l'altro una Fiat Panda, non va certamente a 220 km orari. Certo. Che riesce ad andare fuori strada senza trovare un guardrail, per esempio, e ha la sfortuna straordinaria di trovare una collinetta che fa da rampa di lancio nell'andare fuori strada,
Insomma, lascia aperta diciamo, una riflessione su quelle che possono essere le oggettive responsabilità dei ragazzi e quelle che invece possono essere le inadempienze letali di chi ha un dovere e purtroppo non lo svolge mai o non lo svolge bene. Sono molte le zone... Sì, scusa. Su questo, Edoardo, scusami se ti interrompo, ma su questo scriverò nei prossimi giorni al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere chiedendogli urgentemente di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta, anche perché abbiamo due richieste al Senato, quella del senatore Molinari, e alla Camera quella di un gruppo parlamentare con prima firmataria Enzo Bruno Bossio, e quindi ora è venuto il momento che questo governo di cialtroni, scusatemi il termine, sì, ma è così, ci faccia capire fino a che punto ci tiene alla 106 e quindi se riesce a calendarizzare in tempi brevissimi questa commissione, e poi vediamo ai voti chi la vota e chi non la vota. Ecco, voglio chiedere, sono molte le zone della 106 che sono senza guardrail, proprio come è accaduto nella zona dove questi ragazzi hanno trovato la morte qualche giorno fa? Sì, sono molte, ma quello che più fa male non è questo. Quello che più fa male è che invece dove ci sono al 99,9% sono fuori norme, perché poi il problema vero qual è? Io ne parlavo con alcuni iscritti della mia associazione del posto di Santa Caterina, mi dicevano giustamente: Fabio, non guardare che non c'è, ma forse è meglio che non c'è, perché se c'era quello che c'è più avanti sarebbe stato peggio. Allora qua bisogna fare una revisione, guarda Edoardo. Io lo dico con il sangue agli occhi, sì. Noi abbiamo avuto quest'anno fino ad oggi 20 vittime, significa che ogni 11 giorni c'è una vittima sulla 106, ma sì, saranno quelli che guidano, sarà la velocità, sarà quello che volete, ma questa è una strage che va avanti dal 96, oggi abbiamo 650 vittime. Se non si interviene con una messa in sicurezza seria, non si riuscirà a ridurre mai il numero di queste vittime. Si entra nell'ottica di una urgente messa in sicurezza, ma fatta come si deve, con guardarei fatti bene, con rotatori fatti bene, con impianti di illuminazione dove servono fatti bene, con autovelox nei rettilinei. Lo so, con le rotonde che vanno fatte laddove servono, e con la chiusura anche di vari innesti che non sono proprio indispensabili, insomma ce n'è da parlare tanto. Noi torniamo spesso a parlare con te di queste cose, dandoti tutto lo spazio che meriti, e mai forse abbastanza, solo che adesso devo proprio concludere perché ho dietro l'angolo altri appuntamenti radiofonici. Grazie per rispondere sempre alle nostre domande, per essere davvero uno degli interlocutori più attenti qui in radio. Grazie mille. Grazie a voi per lo spazio che ci date, che è importante, perché noi dobbiamo combattere questo problema informando prima di tutto i cittadini. Grazie davvero. Una buona giornata, grazie, alla prossima. Buongiorno. Anche a voi, buongiorno. Ciao.